non stiamo vivendo un momento sicuramente facile. Forse è arrivato il momento di ricominciare a progettare e a volare, senza porsi, rispettando la legge, ma senza porsi vincoli ideologici più che altro. È arrivato il momento di una collaborazione concreta, senza orpelli, non abbiamo più tempo per queste cose. Quindi se ripartiamo e ripartiamo seriamente, penso che abbiamo ancora delle grandi opportunità, però dobbiamo fare un patto, dobbiamo essere reciprocamente onesti e tirar fuori tutti i panni sporchi. Da qui anche il titolo proprio di questa due giorni a Napoli, Fatti in Italia, è arrivato quindi il momento di fare. Ma in concreto come si può fare in Italia? Ma guardi, semplicemente e sinceramente penso che l'unico sistema sia poter ritornare a dialogare creando una politica industriale. Se noi continueremo ad operare, a far operare le nostre aziende senza una politica industriale chiara, non abbiamo orizzonti temporali oltre i 5 anni. Nel mio discorso ho chiesto 15 anni, una politica fiscale ad almeno 15 anni. 15 anni è un orizzonte temporale per le nostre abitudini lunghissimo, in realtà per un'azienda è brevissimo, avremo bisogno di almeno 25 anni di stabilità fiscale. La tempistica che lei ha individuato è su scala nazionale, ma per quanto riguarda invece l'industria del mezzogiorno, come si può collocare in un piano nazionale e anche internazionale, dato che si parla sempre più di un'espansione verso l'est, verso i mercati esteri per l'industria italiana? Guardi, io non so, io le posso dire una cosa. Non voglio sussidi, non chiediamo sussidi allo Stato, chiediamo le stesse opportunità delle aziende del Nord. Voglio pagare il denaro con la stessa percentuale delle aziende del Nord. Vorrei le stesse infrastrutture che sono state fatte al Nord. Vorrei i cavi per internet, vorrei che le nostre aziende potessero tranquillamente commerciare con l'estero senza avere problemi di collegamento semplicemente alla posta elettronica.